stata presentata nei giorni scorsi la prima edizione della Tilliment Marathon Bike, in programma domenica 19 aprile a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, organizzata dalla polisportiva Trivium con la collaborazione della regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Pordenone e del comune di Spilimbergo e il patrocinio dei comuni attraversati dal percorso. Una marathon in grande stile di 95 km in un ambiente unico e suggestivo. Un percorso che si snoda tra i gretti sassosi dei fiumi Tagliamento e Meduna, su cui si affacciano le prealpi carniche dalla bellezza aspra e selvaggia. 95 chilometri, dicevamo, con più di 20 chilometri di greto fluviale da percorrere su tratturi scavati dall'acqua e 1600 metri di dislivello tra le colline di Castelnuovo del Friuli e Sequals, per raggiungere infine le pendici del monte Ciaurlec. Diciamo che da molti anni ho sempre valutato che il nostro territorio poteva essere adatto per organizzare un evento di questo genere, sicuramente per le caratteristiche che ha, anche perché non abbiamo delle montagne di grandi dislivelli come magari si può pensare per altre zone che magari si adattano di più per le salite, ma abbiamo un percorso che è misto di conseguenza con un greto di fiume, con una pianura, una falsa pianura le chiamerei, perché c'è sempre una pendenza abbastanza rilevante su degli sterrati, e la montagna che, anche se non è molto alta, sa fare molto male per le salite con delle percentuali che vanno sul 20%. Al percorso marathon di 95 km si affiancano altri due tracciati, il classic di 50 con 300 metri di dislivello e una pedalata ecologica di 30 km, quest'ultima dedicata ai meno esperti. Un territorio unico, quello del Friuli, che si apre finalmente alla grande mountain bike. Inserita questa manifestazione all'interno dell'alveo di quello che è il re dei fiumi alpini, perché in Europa il Tagliamento è il re dei fiumi alpini, ma non solo il fiume, penso alle montagne, al pedemontana, la possibilità quindi si amplia nell'ambito della promozione del nostro territorio con una ricaduta sportiva, ma in questo caso c'è anche il vivere a contatto della natura, l'esperienza sportiva, e quindi molti giovani, e non solo i giovani, anche gli adulti, gli amatori, hanno la possibilità di riscoprire la gioia verso l'ambiente. Attesi a questa prima edizione i migliori atleti della mountain bike, come il campione italiano marathon Mike Felderer, Mauro Bettin, Elena Giacomuzzi, solo per citarne alcuni. Appuntamento quindi per domenica 19 aprile a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, per la prima edizione della Tilliment Marathon Bike. Coppa del Mondo di Cross Country a Offenburg in Germania domenica 26 aprile, poi c'è anche la prova di Veneto Cup a Farra di Soligo in provincia di Treviso, e per la Emilia Bike Cup si corre a Riola di Vergato in provincia di Bologna. 1 maggio, Gran Fondo a Fidenza, Parma, e Cross Country a Collalto di Susegana con il Giro della Torre. Infine, domenica 3 maggio, gara di Coppa del Mondo a Uffalizzi in Belgio, la Valleugra MTB Race a Schio Vicenza, la Etna Marathon a Milo in provincia di Catania. Questo programma vi è stato offerto da Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.